Riassuntino. Finalmente abbiamo scoperto chi è questa lei che ci ha dato il marchio. Chi poteva essere se non Mary, la bambola che ci ha fregati fino adesso semplicemente per divertirsi e assaggiare la nostra paura. Ci voleva vedere soffrire, ha creato gli spiriti, ha fatto di tutto per terrorizzare noi e gli altri portatori del marchio. E adesso ci siamo fatti una chiacchierata con lei e vediamo come va avanti. All'improvviso i miei pensieri si mescolano al... Quello che succede a un portatore del marchio proprio prima dell'alba l'ho visto molte volte. È questo quello che mi sta succedendo ora? Lord Yashki, aspettami! Ti uccidere... Riesco a sentire Mary che si alza dal divano. Se andiamo avanti così, il fato del coniglio sarà il mio. Devo scappare. Controlla nel rosso, nella mia stanza. Qualcosa mi sussurra nell'orecchio. Giusto, quella voce. Ma che cosa significa la mia stanza? Concentrati. A chi appartiene quella voce? Yasuoka ha detto che si trattava di qualcuno che mi voleva bene. Mary si sta avvicinando. Dove dovrei correre? Corro a tutta birra su per le scale e volo dentro la stanza di Saya. Proprio come nella hall, è buio. La voce mi ha detto di controllare nel rosso, nella sua stanza. C'è qualcosa lì? Ma dove dovrei guardare? La pozza di sangue di Saya Kujo è ancora sul pavimento. È ovviamente secca, ormai. Potrebbe esserci qualcosa, ma non posso essere sicuro, dato che è così buio. Non c'era nulla l'ultima volta che sono stato qui. Raccogliendolo, scopro che si tratta di una piccola borsettina. Dentro c'è un oggetto duro e fine. Lo muovo verso la luce della luna per vederlo meglio. È una piccola statua di Buddha. Non può essere. Questo per caso è il Nenjinbutsu? Sembra essere macchiato di sangue. E sento provenire una strana sensazione. L'impurità ancora non è stata esorcizzata. Nel momento in cui lo vedo, lo capisco istantaneamente. All'improvviso i ricordi inondano la mia mente. Ricordi del Nenjinbutsu, uno dopo l'altro. 50 anni fa, il capo della famiglia Kujo ha utilizzato questo
per rubare i poteri di Mary. Ha inserito il Nenjinbutsu dentro di lei per sigillarla. Poi, circa un mese fa, qualcuno l'ha tirato fuori. Quella persona ero io. A causa di questa cosa, Mary ha riacquistato i suoi poteri. Il Nenjinbutsu che sta nella mia mano è esattamente come all'epoca, pieno di impurità. Impurità che si è accumulata sigillando i poteri di Mary per 50 anni. Per purificarlo, l'ho lasciato nel tempio H, incontaminato. Ci sarebbe voluto del tempo per esorcizzare tutta l'impurità. È già luglio e il rito di purificazione estivo è finito. Quindi perché è ancora impuro? L'oggetto che il coniglio aveva nella sua bocca. Forse in quel momento aveva la borsetta e non il passepartout. Quindi il Nenjinbutsu è stato portato via dal Tempio H prima dell'inizio di luglio. Forse il coniglio ha visto Mary vicino al tempio e ha avuto paura che lo trovasse. Quindi non ha avuto altra scelta se non quella di rubarlo. Si apre la porta della stanza adiacente. Probabilmente Mary mi sta cercando. Ma lei può sentire la presenza dei portatori del marchio. Che cosa sta succedendo? Un momento, è possibile che il sangue di Saya mi stia proteggendo? Portalo dove ho incontrato la mia fine. La voce sussurra nel mio orecchio ancora una volta. Se questo non è il posto dove la padrona della voce è morta, allora deve essere morta altrove. C'è solo un altro posto. Mentre Mary è nella stanza a fianco, io corro giù nella hall. Mi posiziono vicino al divano di Mary, nel punto dove è morto il coniglio. La voce mi ha parlato e mi ha aiutato ogni volta che si stava avvicinando uno spirito. Se Saya stava lavorando attraverso qualcosa, deve essere stato attraverso il coniglio. Sentendo qualcosa, guardo la mia mano. L'impurità del Nenjinbutsu è scomparsa. È questo che stavi dicendomi, Saya? Parlo con la donna defunta che mi ha guidato mentre lottavo senza ricordi. Metti il Nenjinbutsu, la fonte della maledizione della bambola. Premilo sul marchio nero. E poi il sussurro si ferma. Il legno scricchiola in maniera inquietante.
Alzo la testa verso la scala che prosegue nell'oscurità davanti a me. Sul pianerottolo c'è una figura scura in piedi. Ti ho trovato! Il marchio mi brucia. La mia mente si spegne. Mary si sta avvicinando. Il mio corpo non mi ascolta. Ah, Lord Yasky! Mary mi afferra il collo. Sta cercando di uccidermi. Stringo il Nenjin Butsu e la nebbia che sta impedendo i miei pensieri svanisce. È ancora una lotta per pensare. Io dovrei essere in grado di muovere il mio braccio ora. Metti il Nenjin Butsu sulla fonte della maledizione. Ho solo una possibilità. Dove dovrei mettere il Nenjin Butsu? Sono riuscito a trascinare il mio braccio, impossibilmente pesante, e a mettere il Nenjin Butsu sul braccio destro di Mary. Lo sta nascondendo? Ma sono sicuro che sta lì il marchio nero. Sul corpo di Mary fioriscono dei marchi, uno dopo l'altro. Sono tutti del colore del sangue. È come se fossero le maledizioni di coloro che ha ucciso. E Mary si dissolve. L'ho fatto veramente? Esitante, guardo il mio braccio destro. Il marchio è scomparso. L'ho fatto? Finalmente ce l'ho fatta! Devo dirlo ad alta voce per convincere me stesso. Una vittoria alle spese della vita di Saya. Non posso dire che sia completamente finita, ma... Per ora non fa male sentirsi risollevato. La nebbia nella mia testa svanisce. Piano piano i ricordi mi ritornano. Di nuovo do un'occhiata
Nella hall, debolmente illuminata. Io conosco bene questa villa. Perché io... L'orologio, che c'è al secondo piano, inizia a suonare, all'impazzata, proprio come ha fatto 10 giorni fa. Quando mi avvicino, si ferma. È quasi come se avesse una volontà propria. Giusto, questo orologio... Penso che sia stato creato da un antenato molto bravo della famiglia Cujo. Potrebbe essere stato usato quello scalpello. Giusto, all'interno di questo orologio apro la porta e ci infilo la mano. Le mie dita toccano qualcosa di duro. Tirandolo fuori, realizzo che si tratta di un registratore. Premo il tasto play. Questo affare acceso, io sono Masamune Kujo. È la voce di un uomo, una voce che io conosco sin troppo bene. È la mia voce. Ho deciso di lasciare questa registrazione in caso succeda qualcosa. Quella bambola potrebbe disfarsi di qualsiasi file o documento. Io punto sul fatto che lei si dimenticherà e non farà caso a una cosa tecnologica. Mentre ascolto, comincio a ricordare quando l'ho registrato. L'ho fatto proprio prima di ricevere il marchio da parte di Mary. Ora, dove dovrei iniziare? È iniziato 5 giorni fa. 2 anni dopo che io sono diventato il capo della famiglia Cujo. 5 anni fa. Ho detto 5 giorni? 5 anni fa. Mia sorella, Saya, ed io abbiamo trovato la bambola in una scatola di legno mentre riordinavamo un magazzino. Nel momento in cui ho rotto il sigillo e l'ho vista, ho avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di sinistro. Ma ci è voluto un po' per capire completamente che cosa fosse in realtà. Se solo ci fossero stati dei documenti. Ma il nostro bisnonno, che l'ha sigillata, non ne ha lasciato alcuno prima della sua morte prematura. A causa di questo avvenimento, i suoi discendenti non sono stati informati della bambola. In qualche modo sono riuscito a sapere che la bambola era stata prestata ad un laboratorio dell'esercito durante la guerra. Me l'ha detto uno strano uomo che viveva nel rifugio sotterraneo. Poi sono andato all'estero per cercare più informazioni sulla bambola. Ma ho avuto un incidente mentre ero via e sono stato dichiarato scomparso. Perciò Saya è diventata la nuova capofamiglia. Non sono riuscito a contattarla fino a dopo che ha ereditato il titolo. Non era una cosa per la quale valeva la pena di contestare. Perciò ho spiegato tutto quanto
e ho fatto mantenere quella facciata del fatto che io fossi scomparso. Ovviamente i documenti pubblici dicevano che Masamune Kujo era ancora vivo. Altrimenti non avrei potuto utilizzare il mio passaporto o la mia patente. Ma sto divagando. Mi scuso. Ero appena ritornato qui l'altra settimana. Altri esperti all'estero erano d'accordo sul fatto che lasciare qui la bambola sarebbe stato un errore. Il Nejimbutsu dentro la bambola avrebbe comunque soppresso il potere della maledizione, ma ho realizzato che era quasi al limite ormai. Se l'avessi lasciato lì, si sarebbe distrutto. E poi sarebbe stato impossibile sopprimere il potere della maledizione all'interno della bambola. E quello era lo scenario peggiore. Ma che cosa si doveva fare? La risposta alla quale sono arrivato è stata di rimuovere il Nejimbutsu dall'interno della bambola temporaneamente. La sua impurità sarebbe stata purificata dopo un mese di stoccaggio in un'area pura. Poi l'avrei rimesso all'interno della bambola. Se avessi avuto successo, il potere della bambola sarebbe stato sigillato per un altro po' di decadi. Ma il problema sarebbe stato quel mese. Non avevo idea della maledizione che sarebbe stata rilasciata una volta tolto il sigillo dalla bambola. E avrei fatto tutto ciò che potevo, anzi farò tutto quello che potrò per prevenire disastri. Ma il mio potere non è assimilabile a quello del Nejimbutsu. Non posso garantire nulla. Potrebbero esserci vittime di nuovo, come la tragedia che è successa 50 anni fa. Ma questo è un male necessario. Deve essere fatto per prevenire più vittime. Dopo tutto questo, smonterò la bambola e rimuoverò il Nejimbutsu. Prego che tutto andrà secondo i miei piani e che il male peggiore sarà evitato. Spero che non ci sarà bisogno di questa registrazione. Ma se chi sta ascoltando tutto questo ha una persona cara che è caduta vittima della maledizione, beh, allora sono molto dispiaciuto. La registrazione finisce lì. Maledizione. Chiudo i pugni così forte che le mie unghie si infilano nel mio palmo. Sì, la voce su quel nastro era mia, ma ora sono furiosa con lui. Io non conosco per niente quella persona. Il marchio ha fatto così tante vittime nell'ultimo mese. Ho perso anche la mia sorellina, Saya. Si è trattato solo di una di quelle vittime delle quali ha parlato la voce? Io non posso perdonarlo.
Da quando ho perso la memoria, ho vissuto come Kazuo Yashiki. Il mio sangue ribolle al pensiero di ciò che ha fatto Masamune Kujo. Sono passati 2 mesi. La brezza fredda occasionale è un segnale del fatto che l'estate sia quasi finita. Ho passato il mio tempo cercando di chiudere il caso del marchio nel meglio che potevo, nel modo migliore che potevo. Ho dato riposo a Saya, seppellendo il coniglio, e ho contattato i portatori del marchio sopravvissuti. Un altro dei compiti che ho svolto è stato mettere le statue dei Buddha in posti d'onore. Dopotutto non erano connessi al marchio, ma non potevo lasciarli laggiù. E in più non c'era modo di far smettere Cristi di parlare di queste statue. Quindi, con la sua guida, quella di Yasuoka, Daimon e anche con l'aiuto di Banshee, ho portato via le statue dal rifugio e le ho riportate al Tempio H. Ormai la memoria mi è completamente ritornata, ma ancora io non riesco a pensare a me stesso come Masamune Kujo. I miei ricordi del passato mi sembrano più come se stessi leggendo la biografia di qualcun altro. Legalmente io sono Masamune. Ho ereditato la villa Kujo. Ma non sono sicuro di come mi sento a riguardo, ma penso che considererò un modo di ripagare Saya per avermi salvato. Riguardo a Masamune Kujo, è diventato il capo della famiglia Kujo 7 anni fa. Incline allo studio e introverso, non era un tipo molto socievole. Ha lasciato tutte le apparizioni pubbliche a Saya Kujo, quindi non molte persone sapevano che aspetto avesse. Le uniche foto di lui stavano su un giornale locale, un piccolo giornale locale. Masamune aveva scoperto accidentalmente Mary in uno dei depositi della famiglia 5 anni prima. Questa scoperta aveva cambiato la sua vita. Ho viaggiato all'estero per cercare di capirne di più su Mary. In un paese ho avuto un incidente e per un anno e mezzo, anzi mezzo anno, sono stato in coma. E la cosa peggiore è stata che sono stato trattato come un viaggiatore non identificato. Non so se si trattava solo di sfortuna o se la maledizione di Mary avesse qualcosa a che fare con tutto ciò. Quando finalmente sono stato in grado di contattare casa, Saya era già diventata la nuova capofamiglia. Il resto si è svolto proprio come diceva la registrazione. Non avevo idea che il potere di Mary fosse così più grande di quanto avessi immaginato.
Tutti i miei sforzi per sopprimere il suo potere erano stati completamente inutili. I miei ricordi si sono dipanati più velocemente di quanto pensassi. Ma come è nata Mary? Una teoria dice che un fabbricante di bambole nel XIX secolo ha usato la magia per crearla. Un'altra dice che lo spirito di una ragazza morta prematuramente si è insinuato nella bambola. Alla fine è ancora un mistero. Nessuno sa che cosa sia successo per creare una bambola come quella. Sappiamo solamente che ognuno dei proprietari di Mary è morto tragicamente. Dopo l'inizio del XX secolo è arrivata tra le mani del capo dei Cujo. Lui non sapeva della maledizione o semplicemente non ci credeva. E dei disastri hanno cominciato a piombare sulla famiglia. Mary era diventata così potente da diventare senziente e da produrre spiriti. E poi è accaduta la tragedia del rifugio. Il rancore delle vittime degli esperimenti e le statue di Buddha potrebbero aver fatto risvegliare Mary. Qualsiasi sia l'identità, la vera identità di Mary, rimane il fatto che ha alterato il fato di molte persone, inclusi il mio e quello degli altri portatori del marchio. A proposito, un piccolo aggiornamento su coloro che sono sopravvissuti. Moe Watanabe è diventata una scrittrice part-time per il suo giornale preferito, All Parts Monthly. A volte viene alla Villa Cujo per intervistarmi riguardo a spiriti e fantasmi. Tsukasa Yoshida sta studiando ogni giorno per gli esami di scuola. Si è vantato in una delle sue ultime lettere su quanto sia stato bravo durante i test. Satoru Mashita mi ha portato da bere, come ha promesso. Sembra che stia pensando di diventare un detective privato. In realtà mi ha chiesto se volessi unirmi a lui. Era serio? Non lo so per certo. Sou Nagashima attacca briga, guidando la moto, e fa ciò che vuole come al solito. Ma recentemente, all'improvviso, ho sentito che si è unito alla squadra di baseball del suo vicinato. Christy Arimura ha iniziato a scrivere un saggio sui suoi affari precedenti. Sta cercando di ritornare nell'industria. Suzumori Mia è riuscita a vedere il padre e ultimamente ha cercato di chiedermi consigli su come far riconciliare i suoi genitori. Non ho idea se io sia stato d'aiuto o meno, ma dice che a volte riescono a fare dei pasti assieme. Eita Nakamatsu è tornato su internet ogni giorno come al solito. Ma la novità è che si ferma al centro per l'impiego.
Mi sa che vuole trovare un lavoro stabile ed essere un modello per Suzu. Io gli auguro buona fortuna. Non passa giorno senza vedere Ai Kashiwagi in TV come membro delle Love and Hero. Come ha promesso, mi ha mandato un biglietto, ma devo farmi coraggio per andare a un concerto da ragazzini, da solo, alla mia età. Towako Yasuoka sta ancora lavorando a Ginza come previsione del futuro. Apparentemente lei crede che io abbia poteri spirituali o una cosa del genere. Come indovina, sta lavorando. È meglio. Continua a mandarmi clienti con problemi di spiriti alla villa. Vorrei che smettesse. Madoka Hiro passa i suoi giorni lavorando come ricercatrice e inoltre visita il rifugio. Lei e Banshee litigano parecchio, ma vorrei che smettessero di venire a lamentarsi da me. Suji Daimon sembra stare meglio ora. È come se si fosse tolto un peso dal petto. Sta cercando di convincere gli ufficiali a pubblicizzare il rifugio e a costruire un memoriale. Benshi Ito è ritornato al suo amato rifugio sotterraneo. A volte si ferma alla villa, riempiendo il posto del suo odore. Ovviamente viene a mendicare cibo. Allora, finisco la mia pausa e ritorno alla scrivania per lavorare, nell'angolo della stanza. Negli ultimi 2 mesi, Mary è riuscita a ripararsi. Ancora il suo potere non è tornato, ma è estremamente spaventosa. Negli anni a venire, il Nenjinbutsu, da solo, non sarà abbastanza per sigillare i suoi poteri. Devo preparare misure spirituali extra. Ci è voluto molto tempo per prepararle, ma oggi finalmente ho finito. Una volta che tutto è completo, rimpiazzo il Nenjinbutsu che sta dentro Mary. Finalmente è finita. Tiro su Mary e la metto in una scatola di legno. 5 anni. Tutto questo è iniziato quando ho aperto il coperchio di questa scatola. Mary mi guarda dalle profondità della scatola. Non ho idea se sia conscia o meno di quello che sta succedendo in questo momento. Ma non c'è dubbio che lei riacquisirà i suoi poteri tra decadi, quando il Nenjinbutsu si indebolirà. Sono determinato a trovare un modo per distruggere questa bambola maledetta prima che ciò accada. Fino a quel giorno, devi dormire, Mary.
Benissimo, questo era Deathmark, ma stavolta ci fermiamo. Non è ancora finita. Non è ancora finita perché questo era il finale e va bene. C'è però un capitolo extra. Capitolo extra che inizia subito dopo la fine. Quindi adesso ci fermiamo e la prossima volta iniziamo il capitolo extra.